Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento ho ricodificato 2A, siamo all'articolo 10 del regolamento così come rinnovato in questa proposta di delibera. L'articolo 10 si intitola Pareri preventivi e obbligatori e al comma 4 si parla dell'ambito della città storica di Roma Capitale. Ecco, in questo ambito, come tutti sappiamo, il rilascio di concessioni di suolo pubblico può essere subordinato alle prescrizioni dei cosiddetti piani di massima occupabilità. E questi piani di massima occupabilità sono dei documenti di pianificazione che approva la Giunta, ovviamente acquisendo tutti i pareri della Polizia Locale, delle sovrintendenze e degli altri uffici che hanno comunque rilevanza. Ora, c'è che in caso di modifiche, in caso di, voglio dire, di interventi normativi che possano andarli a modificare, così come in caso di orientamenti politici dovuti che comportano poi riqualificazioni del territorio, in questo caso le associazioni di categoria possono proporre delle proposte di revisione. Ora, e in questo caso la Giunta ovviamente deve valutare ed approvare queste proposte e per velocizzare questo procedimento può avvalersi dello strumento della conferenza dei servizi. Però nel testo, così come ad oggi, non vengono definiti dei tempi in cui l'amministrazione si deve esprimere. Quindi con questo emendamento invece noi riteniamo opportuno andare ad esplicitare dei tempi, un termine massimo entro cui l'amministrazione deve esprimersi, perché sappiamo che queste determinazioni sono importanti proprio per gli operatori, per gli esercenti che devono avere informazioni, devono acquisire delle tempistiche certe per poter valutare tutte i loro interventi, le loro azioni e quant'altro. Quindi nel dettaglio quello che si propone con questo emendamento è di aggiungere, dopo le parole celerità dell'azione amministrativa, il seguente capoverso che vado a leggere. Il procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della proposta di piano di cui sopra. E questo è quanto, Presidente.